ascoltatori di Fano TV, ben trovati. Ci troviamo al centro direzionale Confartigianato Imprese di Ancona, Pesaro e Urbino. Per lo speciale di oggi ci occuperemo della presentazione dell'evento Costruttori di Futuro Dialoghi Con, un ciclo di appuntamenti dedicato alle famiglie, ai giovani, al mondo della formazione e del lavoro. Dialoghi finalizzati ad aprire confronti interessanti e fondamentali attuali per riflettere sul futuro dei giovani. Vogliamo quindi lanciare questa sfida, che è una sorta di rivoluzione culturale, perché soprattutto in questo territorio queste sono tematiche che diciamo che siamo tra i primi a proporre. Ci rivolgiamo appunto al sistema dell'istruzione affinché possa riscoprire il suo ruolo di estrattore di talenti, affinché quindi sia in grado di accompagnare i giovani e che sia anche in grado di insegnare la cultura del lavoro. Ci rivolgiamo ai genitori perché tornino ad essere punti di riferimento per i giovani in questo mondo in continuo cambiamento. Ci rivolgiamo alle imprese, che sono diciamo il nostro target in realtà maggiore di riferimento, affinché, come diceva la collega prima, siano in grado di parlare con i giovani. Parlare con i giovani significa parlare insieme ai giovani. L'importanza di creare una sinergia generazionale finalizzata a costruire il futuro. Ecco, un aspetto importante di questo progetto enorme dell'ANAP è proprio quella della trasmissione delle esperienze. L'esperienza non è solo lavorativa. Di solito quando parliamo di artigianato noi intendiamo quasi sempre la trasmissione del saper fare. Ecco, importante secondo me è anche la trasmissione del saper vivere, vivere l'esperienza lavorativa e vivere anche fuori dell'impresa. Chi arriva a una certa età ha vissuto tante di queste esperienze e questo è un tesoro prezioso che può essere trasmesso alle nuove generazioni per evitare anche tanti errori che quando uno è nel pieno dell'attività, nell'inizio dell'attività, non vede perché è inesperto. Ecco, questa esperienza, che è un tesoro prezioso, noi la possiamo trasmettere. E è secondo me uno degli aspetti più importanti in cui io mi impegnerò affinché questo avvenga proprio nelle nuove generazioni e chi inizia a fare impresa. E questo valorizza anche chi dà questo contributo, perché si sente importante, perché è importante. E quindi questo secondo me dobbiamo puntare molto su questo, la trasmissione del sapere, in senso generale, non solo del saper fare. Qual è il problema oggi di un sessantenne come me nel parlare, nel trasmettere a un giovane di neanche 20 anni? È il linguaggio. Noi abbiamo bisogno di traduttori. Come Google Traduttore dobbiamo trovare il sistema di raggiungere queste nuove generazioni con un linguaggio che sia loro comprensibile. Anche perché oggi, tra l'altro, con internet, i giovani hanno un linguaggio velocissimo, esatto. Quindi più che altro ascoltarli sicuramente come sempre, però arrivare a capire. Io penso per esempio ai micro video di TikTok, no? Che oggi sono un linguaggio, sì. A tutti gli effetti. Ecco, si scorre velocemente. E quindi se non c'è un impatto immediato nell'immagine anche. Si va via, si passa. Questo atteggiamento lo dobbiamo tenere presente anche nella comunicazione verbale e nella comunicazione dei saperi. Perché se non riusciamo ad impattare velocemente e fortemente nella mente di un giovane, sicuramente lui ci scorre via. Ecco. Questo è importante, dobbiamo adeguarci a questo nuovo linguaggio molto veloce per riuscire a trasmettere i valori che invece hanno bisogno di comprensione e quindi di assimilazione. Allora dobbiamo trovare un sistema che sia veloce ma nello stesso tempo abbia i contenuti. Questa è una sfida, non è facile perché nulla è facile, ma è una sfida che se affrontata con intelligenza e metodo, e la Confartigianato e l'ANAP può fare questo perché ha mezzi intellettivi adeguati, ecco, noi potremmo essere di aiuto a questo nuovo linguaggio del sapere. Facendoli sempre sentire valorizzati, perché hanno bisogno di essere ascoltati, di essere incentivati. Ma dobbiamo renderli, secondo me, protagonisti, sì. E quindi lavorare insieme. Ecco perché magari questo linguaggio può essere sviluppato da loro, come obiettivo.
e quindi dargli dei temi perché poi loro li sviluppino nel loro linguaggio. Ecco il traduttore. Loro saranno il traduttore delle nostre esperienze per la loro generazione. Per quanto riguarda questo progetto, l'intenzione è quella di fare tante cose distribuite sul territorio in modo che nessuno sia abbandonato, diciamo, tutti si sentano coinvolti. Noi abbiamo un territorio molto ampio, Ancona e Pesaro Urbino, è una delle associazioni più grandi d'Italia, quindi dobbiamo essere pronti ad essere vicini a tutti. Ecco, questo discorso dei progetti, voglio ricordare un motto, sic parvis magna, che significa dalle piccole cose le grandi. Noi dobbiamo fare tanti progetti affinché tutti si sentano partecipi e insieme facciamo un grande progetto. Il coinvolgimento, e questo fa parte anche diciamo di uno degli obiettivi di questa associazione, renderci una famiglia. Ecco, questo discorso è veramente importante, cioè fare in modo che tutti in questo vasto territorio che rappresentiamo abbiano, si sentano importanti e partecipi. Il Confartigianato partecipa nella collaborazione insieme alle istituzioni scolastiche in quello che è il rapporto fra scuola e impresa. Noi attualmente abbiamo oltre 400 istituti di ogni ordine grado e accompagniamo i ragazzi che fanno parte di questi percorsi scolastici sia in quello che è l'attività di educazione al valore del lavoro, quindi i ragazzi di scuole elementari vengono messi a contatto con i nostri artigiani per capire il valore del lavoro, quindi per dare già una connotazione positiva. Partecipiamo alle attività di orientamento con le scuole medie, con le scuole medie, e soprattutto per aiutare i ragazzi e le famiglie, il tema scuola, famiglia, imprese diventa quanto più importante nella scelta della corretta scuola verso cui indirizzare i propri ragazzi, sapendo che oggi c'è un tema, quello della dispersione scolastica, che è molto importante. A volte si sceglie male l'istruzione superiore, quindi poi comporta per il mondo del lavoro un gap anche di mismatching, di corretto allineamento fra domanda e offerta. E poi quello che è stato una volta l'alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, i nostri imprenditori quotidianamente durante tutto l'anno supportano scuole e famiglie anche nell'accogliere i ragazzi in questi momenti di conoscenza delle imprese, del mondo del lavoro, perché i ragazzi già dal terzo e dal quarto superiore iniziano questi percorsi di conoscenza proprio del lavoro, andando presso le aziende di ogni tipologia, e quindi magari scoprono già il loro talento, lo mettono già a frutto, auspicando che poi, appena completato il ciclo di studi, siano pronti per il mercato del lavoro. Presidente, l'importanza di questi eventi per Confartigianato? Sì, diciamo che stiamo cercando di aprire un dialogo tra generazioni, questo sarebbe l'intento proprio di questo ciclo di formazione, se vogliamo usare questo termine, perché ci rendiamo conto che c'è veramente una frattura, secondo noi, da quelli che sono i valori che anche il mondo del lavoro si aspetta dalle giovani generazioni che stanno entrando nel mondo del lavoro, appunto, a quello che invece riscontriamo, valori che hanno questi giovani. Secondo noi c'è bisogno di una formazione che parte da noi, sicuramente non riusciamo forse di comunicare bene come genitori, per questo l'obiettivo intanto di un percorso di formazione proprio per i genitori con la professoressa Lucangeli, che sarà la prima lezione proprio qui al nostro auditorium, e incontri mirati proprio a docenti, a quelli che creano la formazione. Poi ci sarà questo appuntamento con il professor Crepè, con l'intento di sensibilizzare i genitori a quelli che sono poi le sfide per cercare di capire i giovani. Noi siamo un paese, dato di questa mattina, dove il 12,7% dei giovani sta anche abbandonando la scuola. È il valore più alto in Europa, ma la cosa veramente grave è che questo valore, seppur di poco, da noi sta crescendo, in Europa è al 9% e sta diminuendo. Quindi significa che abbiamo sicuramente una crisi di valori che dobbiamo fare in modo di saper interpretare, saper riconoscere, per avere poi domani degli adulti consapevoli di quelli che sono gli impegni dell'essere. L'importanza dell'ascoltare i giovani, perché i giovani hanno tanto da dire, noi crediamo nei giovani. Sì, l'importanza di ascoltare, ma noi forse non, a volte non li capiamo e non abbiamo noi forse la preparazione giusta per capire quelli che sono i messaggi che i giovani ci vogliono mandare. Noi dobbiamo dare grandissima fiducia a tutto il mondo dei giovani, perché è il nostro futuro
e questo è un paese che si è sempre basato su una grande voglia di ricerca, su una grande manualità, grandi capacità, e abbiamo bisogno oggi comunque di unire le capacità e le esperienze del passato a quelle che sono l'uso delle nuove tecnologie. Siamo molto avanzati da questo punto di vista anche come piccole imprese, ma abbiamo bisogno di che le nuove generazioni entrino in questo mondo con il piglio e la voglia di imparare, di mettersi in gioco come succedeva a noi, e forse su questo dobbiamo lavorare insieme al mondo della scuola, appunto per trasmettere questi valori che sono quelli dell'indipendenza, della voglia di essere autonomi, di non poter dover contare sulla propria famiglia, ma di contare sulle proprie forze. E ci sono grandissime opportunità per i giovani, crediamo però che bisogna appunto interpretare i loro messaggi, a volte anche le loro richieste d'aiuto, e noi dobbiamo prepararci anche a capire questi messaggi. È molto importante anche che comunque funzioni come far capire ai giovani quali siano le strade per poter arrivare poi al mondo del lavoro, perché molto spesso non è così e i giovani si trovano anche in difficoltà a trovare lavoro. Sì, dobbiamo dare fiducia, dobbiamo essere più aperti noi, infatti io dicevo prima, sicuramente abbiamo bisogno noi di una formazione in prima battuta, perché forse trascuriamo certe cose che diamo per scontate e invece dovrebbero essere interpretate in maniera diversa. Quindi il primo mea culpa va fatto da parte delle nostre generazioni, però dobbiamo comunque credere che c'è possibilità di un dialogo, che sia un dialogo costruttivo, utile a tutti, in particolar modo utile a tutto il Paese. La nostra associazione ha un grande privilegio, quello di avere un osservatorio molto ampio e eterogeneo, composto da imprese e da tutti i cittadini che si rivolgono da sempre a noi per i servizi di CAF, patronato e appunto per le opportunità che rivolgiamo come movimento dell'ANAP over 60. Questo ci permette quindi di creare opportunità di contaminazione tra punti di vista molto differenti e connessioni tra attori sociali che svolgono ruoli molto differenti vivendo le problematiche urgenti e concrete. Noi con questi due incontri che andremo a presentare appunto ci diamo proprio questo obiettivo, cioè creare un contenitore a più ampio respiro e anche con una durata nel tempo che possa creare un canale utile all'interno della società per la società. Questi due incontri sono rivolti a target differenti, perché sono rivolti alle famiglie, agli studenti, al mondo dei docenti, alle imprese e alla società civile a 360 gradi, e sono occasioni di confronto fra generazioni e occasioni anche di orientamento per le nuove generazioni, per aiutarle a capire da dove provengono, quindi quali sono le radici e quale può essere il loro futuro, quindi come possono collocarsi al meglio. In che cosa consiste l'evento e qual è l'obiettivo? Allora, questa è un'iniziativa che dà piena rappresentanza al mondo confartigianato, perché mettiamo insieme i due mondi, imprese e persone. Sono due incontri che hanno l'obiettivo di creare una rete sociale con cui creare percorsi di orientamento per le nuove generazioni, quindi contaminare punti di vista differenti e creare delle connessioni. Il primo appuntamento sarà con la professoressa Daniela Lucangeli, docente all'Università di Padova in psicologia, che parlerà del tema dell'intelligenza emotiva per orientare i ragazzi al mondo della scuola e del lavoro. E poi saremo al Teatro La Fenice di Senigallia il 12 novembre con Paolo Crepè, invece, che è un psicoterapeuta, educatore e sociologo, per invece parlare di come diventare punti di riferimento per le nuove generazioni, quindi per i nostri figli, per i giovani, di come trovare un codice comunicativo adeguato a parlare con delle generazioni che alle volte sembrano sorde alle nostre richieste, anche professionali, ma invece molto spesso non siamo noi in grado di parlare con loro. Quindi noi come Confartigianato ci siamo presi questo impegno, perché abbiamo un osservatorio privilegiato, quello appunto di parlare sia al mondo dell'impresa sia alla società civile tout court, e riusciamo ad intercettare le esigenze reali, e quindi abbiamo deciso di investire in questo progetto per dare una soluzione concreta che sia utile per la società e che lavori dentro la società. Questo progetto nasce un po' dal confronto con gli imprenditori che si lamentano ormai da diversi anni sul fatto che sia difficile non solo trovare un nuovo organico da inserire in azienda, ma soprattutto motivarlo e fidelizzarlo. È difficile parlare con le nuove generazioni che all'apparenza hanno esigenze differenti, ma magari hanno soltanto un modo di comunicare differente al nostro. E poi nasce anche dal confronto proprio con i dirigenti degli istituti scolastici che
lamentano il fatto che è difficile molto spesso anche creare percorsi che uniscano percorsi formativi con percorsi professionali. Aspetti tecnici, ingresso, prenotazioni, aperto al pubblico, aperto solo ai soci? Allora, il primo incontro si terrà nell'auditorium Confartigianato di Via Foretti, quindi qua alla Baraccola ad Ancona, e sarà gratuito su prenotazione online. Poi sui nostri canali social ci saranno tutte le indicazioni per registrarsi. È un evento rivolto non solo al mondo della scuola, quindi dirigenti, formatori, psicoterapeuti, ma a tutto il mondo delle persone che sono interessate ad avviare un dialogo con le nuove generazioni. L'incontro invece con Paolo Crepè del 12 novembre alle 10:30, una domenica, sarà a pagamento con un biglietto presso il Teatro La Fenice di Senigallia, e il biglietto sarà acquistabile tramite il canale Viva Ticket. Oggi non sempre è facile trovare lavoro, quindi come mettere in contatto i giovani con le imprese? Allora, al di là dei canali tradizionali, noi come Confartigianato, imprese e persone cerchiamo di creare dei luoghi in cui facilitiamo il contatto, il confronto fra gli imprenditori che ricercano organico da inserire e le nuove generazioni, per avviare dei percorsi che siano più informali e allo stesso tempo basati su un dialogo, quindi su un confronto. Allo stesso tempo cerchiamo anche di di creare una consapevolezza negli adulti su quali possono essere le nuove modalità comunicative, i nuovi registri da utilizzare con le nuove generazioni per essere ascoltati, per essere più interessanti e per poter far capire il valore di investire nel lavoro e quello che può poi portare anche nell'investimento di un futuro per la società.